sono commerciante di Giamolta, sì, e niente, tra cittadini e commercianti abbiamo appunto trovato questa unione, infatti come abbiamo avuto anche modo di spiegare ieri durante una conferenza stampa, non abbiamo presidente, non abbiamo portavoce perché siamo un gruppo di abitanti e di commercianti della zona che abbiamo a cuore quello che è lo sviluppo e il movimento e l'attività della zona e del quartiere. Mi riallaccio a quello che diceva prima Paolo Garavaglia, che diceva appunto pensavamo di fargli un favore spostando, portando più la mobilità dolce, facendo senso unico. Allora, sappiamo tutti che Via Volta in quel tratto è stretta, è delicata e chiediamo di renderla più sicura, più agevole, ma sappiamo che è così. Anche a noi piacerebbe in un futuro, siamo attaccati al centro, da che ci hanno abbattuto il muro del Cantoni, praticamente si rotolo dal letto finito in piazza San Magno. Però come zona siamo considerati il peggior bar di Caracas, perché siamo dimenticati da tutti. E più questa cosa ha preso piede da quando abbiamo scoperto questo progetto, perché non ne sapevamo nulla, anche i cittadini, ce ne sono parecchi presenti stasera e tanti non hanno potuto venire. Tutti quanti abbiamo detto, quando abbiamo scoperto di questo progetto, abbiamo cominciato a riflettere e sinceramente io è dal 22 di settembre che rifletto e faccio considerazioni mie e veramente più sono arrivata alla conclusione di dire non toccateci più questa zona, sappiamo che è così. Piacerebbe anche a noi un domani veramente sposare il discorso, proprio ieri pensavo questa cosa. Quella zona potrebbe essere un domani una zona pedonale, ma un domani dove si è lavorato precedentemente per far ritornare le attività, il commercio si è evoluto, avrebbe potuto diventare la zona della cultura, la zona delle nuove attività commerciali. Io dico, voi che siete giovani, queste nuove paninoteche, ritrovi per i giovani e comunque mantenere anche le attività e far sì che la gente, quando Bianchi mi ha chiesto la volta scorsa cosa potremmo fare per renderla attrattiva, la gente va dove vede qualcosa, dove vede delle vetrine, dove c'è qualcosa che possa portare l'interesse. Poi meglio ancora se ci fossero delle panchine, delle cose, però quello è un lavoro che va fatto in lungimiranza, allora uno può fare questo discorso. Oggi la situazione è questa, Via Volta è l'unica via, se non una delle pochissime, che collega direttamente. E noi che abitiamo e lavoriamo in quella zona, l'amiamo tenerla in questo modo, pur essendo appassionati della bicicletta, dell'andare a camminare, ed è per questo che diciamo, e abbiamo sempre detto, siamo d'accordo, l'unica cosa spostatela come tipo di progetto e lasciateci questa Via Volta a doppio senso, acciaccata, addolorata com'è, e cerchiamo di trovare un sistema per agevolare, incentivare, per cui il famoso discorso dei parcheggi a tempo, dei parcheggi per le zone dei residenti, e cercare soluzioni, come avevamo anche ragionato, che si potevano anche incentivare in altro modo. E poi davvero il famoso spartitraffico, togliere quello e mettere la rotatoria, che veramente anche quella è stata una delle cose che noi abbiamo vissuto come, e non è colpa vostra, no, esatto, cioè fatta proprio tra il 29 di luglio e il 30 di luglio, ce la siamo trovata lì come dire cavoli, sono andati in ferie, gli facciamo lo spartitraffico, cioè questa è stata la sensazione. E fermo qua, cioè infatti vi stiamo chiedendo da 2 mesi praticamente.